Sindaco, oggi si inaugura il mercato del contadino a Trappeto, un obiettivo importante per questa amministrazione. Questo mercatino potrebbe essere un punto di rilancio per il nostro territorio. Sì, questo è uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati anche nel nostro programma, il mercato del contadino. Questo è il primo obiettivo perché il GAL ha finanziato a Trappeto 5 progetti e 2 il GAC. Quindi piano piano stiamo portando avanti tutto quello che riusciamo a portare per il nostro territorio. E il mercato del contadino è uno dei primi obiettivi dove dobbiamo raggiungere per dare un'attività al nostro paese, ma soprattutto ai contadini che hanno di bisogno di venire a esporre le proprie merci, vengono qui a costo zero, gli daremo il gazebo e tutto quello che hanno di bisogno. E chi sarà a gestire questo mercatino? E saranno i contadini stessi, perché ogni gazebo sarà dato ai contadini e loro, quando ci sarà la giornata di apertura per il mercato, saranno loro a prendere lo stand e posizionarlo in questa posizione. Siamo con il presidente del GAL Golfo di Castellammare. Oggi si inaugura il mercato del contadino a Trappeto, un importante obiettivo anche per il GAL. Questo potrebbe essere appunto diciamo, un punto di rilancio del nostro territorio. Beh sì, obiettivo importante raggiunto in tutti e sette i comuni, tutti e sette i comuni del GAL hanno realizzato il mercato del contadino. Questo è uno dei primi che parte, siamo all'interno, nel cuore del paese, è un fatto assolutamente positivo. Daremo un servizio in più ai cittadini, ai visitatori, ai villeggianti, ma sicuramente una spinta ai nostri agricoltori per poter dare l'opportunità di vendere direttamente e meglio i loro prodotti. Altre opere in cantiere che si stanno per realizzare? Ma per restare qui a Trappeto, tra qualche mese ci sarà l'inaugurazione delle due stazioni di bike sharing, quindi le biciclette a pedalata assistita, vedremo le persone girare per questo comune e non solo, l'inaugurazione dei punti di informazione turistica e a brevissimo, anche se riguarda in compartecipazione Trappeto, inauguriamo anche la chiesa di San Cataldo, a Marina di San Cataldo. Opera al confine tra Terrasina e Trappeto, opera di una straordinaria importanza architettonica e storica. Sì, non posso che essere soddisfatto come componente di questa amministrazione. Il mercato del contadino, come vi avrà detto il sindaco, era un obiettivo del programma elettorale ed è stato raggiunto. È diciamo, uno strumento che permetterà, aiuterà più che altro il territorio e chi di Trappeto ha fatto richiesta a risollevare un po' le proprie sorti a livello economico, soprattutto per i produttori, per gli agricoltori. E, come sapete, è diciamo, un ottimo strumento di lancio per i prodotti freschi, perché dal produttore al consumatore ognuno può vendere i propri prodotti e il consumatore può risparmiare. I giorni di apertura di questo mercato quando saranno? Allora, abbiamo costituito il comitato di mercato, del mercato del contadino. Tutti i produttori facenti parte di questo mercato hanno deciso di svolgerlo ogni domenica mattina. Quindi ogni domenica mattina qui a Trappeto si svolgerà il mercato del contadino e così ognuno che ha la necessità potrà comprare questi prodotti freschi. Ne approfitto di questa intervista per ringraziare, tutti coloro che hanno collaborato all'installazione di questo mercato, quindi i componenti dell'ufficio tecnico, i nostri operai e chi volontariamente si è prodigato a darci una mano. Ma diciamo quelli che partecipano a questo mercato sono anche aziende di fuori, non soltanto di Trappeto. Sì, devo dire che hanno fatto richiesta diversi produttori di fuori, la maggior parte, da Monreale a Montelepre a Palermo e siamo soddisfatti perché vuol dire che il Trappeto, diciamo, attira da questo punto di vista, è un borgo marinaro sì, ma che si riempie in estate e quindi ognuno decide di venire a Trappeto perché sa che molto probabilmente venderà i propri prodotti.